Regalami un sorriso, anche quest'anno penso che l'associazione abbia fatto centro, si è riuscito come ogni anno a regalare un sorriso a questi bambini meno fortunati. Guarda, sono sicuro di sì, sono molto contento, molto orgoglioso di questo progetto, forse il progetto che in assoluto ci dà più soddisfazione ogni anno. Il Natale è un periodo molto speciale per tutti ed è molto speciale anche per la nostra associazione, perché ci dà l'opportunità di rendere un po' più sereno un certo periodo di tempo speciale a queste persone che stanno attraversando un periodo difficile, non soltanto i ragazzi che sono in ospedale a curarsi, ma le loro famiglie, quindi i loro genitori, i loro fratelli, le loro sorelline, i loro parenti. Abbiamo avuto un 2018 molto ben organizzato, secondo me. Stiamo crescendo tanto anche nell'organizzazione e nella gestione delle nostre disponibilità. Quindi abbiamo tanti bei programmi per il 2019, un progetto molto importante che vogliamo provare a realizzare per l'ospedale di Foligno. Ancora non svelo niente perché siamo in fase di organizzazione, ma siamo veramente molto determinati e motivati a continuare la nostra attività e a continuarla sempre in meglio. Siamo felicissimi di partecipare, ormai è il terzo anno che siamo venuti, abbiamo accettato l'invito di Jack con grandissima felicità, siamo venuti a portare i nostri doni e abbiamo fatto anche una piccola sorpresa, tra poco la vedranno, abbiamo portato la nostra mascotte Pegri, che è un'iniziativa che abbiamo ripristinato quest'anno dopo che c'era stata tanti anni fa, e complimenti a Jack, a tutto il suo staff, all'associazione Sintini per tutto quello che fanno, per il messaggio di coraggio che danno e che è fondamentale.